Volevo fare cenno al fatto che purtroppo i trasporti sono importanti anche per i visitatori, per i turisti, e in particolare da 4 anni, come è noto, vi è un'interruzione della strada, della frana appunto cosiddetta di Auletta. Sì, tra l'altro non si capisce bene perché questi lavori durano tanto tempo. Io personalmente sulla frana anche lì ci siamo sempre spesi, ed è un disagio notevole che colpisce non soltanto, diciamo, il turismo che arriva alle grotte di Pertosa Auletta, ma anche i cittadini, i stessi abitanti di Auletta, di Pertosa, i rapporti che prima c'erano tra queste comunità. Basti pensare che la domenica Auletta ha un bellissimo mercato che raccoglieva tutta la parte degli Albuni del Tanagro. Ora da 4 anni ci sono difficoltà a raggiungere la comunità di Auletta, quindi siamo rimasti pertosani, caggianesi, aulettesi, e quelli di Petina, Sicilia, non scendono più, non vanno più al mercato perché è difficile raggiungere Auletta per i paesi vicini, ed è un qualcosa di impensabile. Io ricordo i tempi dei nostri nonni, che forse avevano più rapporti, più relazioni, nonostante non avevano le macchine. Adesso, nonostante le macchine, il progresso, una frana ci sta impedendo i collegamenti, i turisti sono costretti a scendere soltanto da Campostrino, soltanto da Polla, non possono più fare tutto quel meraviglioso passaggio uscendo a Petina, quindi avevi Auletta a sinistra, avevi tutta la valle del Tanagro, era anche un bellissimo panorama da ammirare. Ora purtroppo non possono più farlo, e le responsabilità io, dottore, le vedo da un punto di vista sempre politico, dal fatto che purtroppo non siamo rappresentati, abbiamo pochi rappresentanti a livello alto, e quindi vedo queste nostre zone periferiche, non c'è interesse da parte dall'alto a risolvere i nostri problemi. Per me questo è il problema principale da risolvere, che anche noi giovani dobbiamo cercare di stare più insieme, di stare più in sinergia, di lavorare di squadra, per evitare che anche in futuro la nostra terra possa essere sempre messa da parte, e quindi i problemi, perché non c'è soltanto quella frana, c'è anche la frana di Salvidella e Caggiano, ci sono tanti disagi, dissesti sulle strade del nostro territorio, e c'è sempre difficoltà. Io quindi non ne faccio una colpa, come molte volte viene detta, dei comuni, quando io la vedo proprio una colpa territoriale. Non siamo rispettati, non siamo considerati in alto a Roma e a Napoli. Quindi io questo, dottore, spero che... Bene, Teresa.